Un saluto a voi, seguaci di All Games Italia. Io sono Ogio il Veglio e oggi passiamo la nostra mezz'ora in compagnia di Nicra, questo gioco che mi appresto a vedere per la prima volta. Non ho idea di cosa sia, non so chi l'abbia fatto, so solo che ha una campagna Kickstarter in corso e che questa è una demo. Me l'hanno mandata, io l'ho solo installata e provata con voi adesso, quindi questa è proprio la schermata che vedo per la prima volta. Dalla grafica un po' così direi che potrebbe essere in pixel art. Vediamo cosa c'è. La cosa che potrebbe esserci sono i bug, essendo solamente una demo alfa probabilmente. Quindi premiamo up to start, quindi niente. Eccoci qua, ok. Un progetto by Endesiga. Ok, in alto, coloriamo questo simbolo. Abbassiamo un po' il volume che ho in cuffia, che mi sta sfondando i timpani. Ok, bianco. Tu sei vivo? Grazie. Tu non sei mai da solo, grazie a voi video ascoltatori. Si dice così? Non credo. Ok, l'esagono, fonte di tutte le cose. È un esagono? No, è un eptagono, scusate. Nea, ha un nome. Su un'ora di sette, come le note, vedi qua un po'. Noi non. We are non siamo onnipotenti. Perfetto. Ma ti ho dato la vita. Grazie. Questo sarà il nostro no. No, il tuo nome, scusate. Bim bom bam bim bom. Kiyu. Ok. Ok, sì. Keu. Kiyu. Vabbè. Ok, tieniti sempre stretta la tua identità. D'altronde, sei tu. Questa identità sei tu, quindi è bene tenersela stretta e non perderla. Ah, ecco qua. Ok, perfetto. Quindi pixel art d'atmosfera con effetti moderni. Ok, l'idea è quella di un action platformer. Ed eccoci qua. Cute. Perfect. Aia, Arco. Un inizio non proprio glorioso. Dove sono? Sparse le bionde trecce al vento. Che cosa è successo? La mia testa. Molto lontano. Q. E questo è il mio nome? Sarà meglio scoprire dove mi trovo prima di iniziare a fare domande su tutto. Ok. Con il tasto basso si salta. Perfetto. Ok. Grandi fiori. Wow, è una porta molto grande. Non sembra esserci un modo per aprirla. Perfetto, quindi andiamo di qua. Cosa c'è di qua? Nulla. Un muro. Ok, questo è l'inventario. Non lo volevo aprire. Simboli su questo albero. Posso salire sull'albero? Curiosità? No. Ah, che diamine! La mia testa. Sembra che qualcosa stia facendosi largo a unghiate all'interno del mio cervello, come una grossa talpona. Ok, qua possiamo entrare. Ok, è piuttosto buio qua dentro. Deve condurre da qualche parte, di sicuro.
Vediamo. Andiamo prima di qua con delle mappe che non posso, con cui non posso interagire. Qua c'è qualcosa. Una cassetta degli attrezzi. Come si fa a prendere tutto? Ah, cliccando in giù. Ok, c'è due viti, uno stabilizzante e un foglio di alluminio. Prendo tutto. Perfect, close. Questa roba di alto e basso per interagire non mi fa impazzire, devo essere sincero. Vorrei premere il tasto. Oh no! Cos'è quella roba? I miei occhi stanno facendo fatica a mettere a fuoco quelle cose lì. Non riesco a individuare nessun piano. Piano. Nessun lato piano. E sta facendo anche uno strano suono. Sembrano i pezzi del Tangram. Una cosa che andava di moda qualche anno fa. Quella specie di rompicapo puzzle con i sette pezzi. Sette, tra l'altro, proprio come il tema che sembra essere parte integrante di questo gioco, note e anche il tangram. Vediamo un po'. Aia, mi fanno parecchio male. Di qua si va. Cosa c'è di qua? Ok, una lampada che non si può prendere. Un processore e delle viti. Prendi tutto? Sì, perfetto. E l'animazione. Arco di nuovo. L'animazione non mi dispiace. Aia, io vorrei. Oh, cane. Ah, ecco, vedi che c'era qualcosa. Prendi tutto. Praticamente morto per cercare di prendere quelle robe lì, ma ok. Tutto è scuro e rosso. Sembra che qualcosa mi stia guardando. Me, per esempio. Ah, la mia testa. Probabilmente dovrei accendere la luce. Sì, dico anch'io di sì. Ok, perfect. Si può andare di qua. Locked. È chiusa a chiave. Oh, dannazzo! È chiusa! Mi domando se posso sbloccarla in qualche modo. Sembra che io sia in grado di girarla facilmente. Ok, beh, cacchio. Oh, vabbè, è via la pappardella, quindi qua c'è un. Una specie di. Ah. Ok. Una specie di puzzle, enigma di scassinamento. E uno dei simboli mentre stavo girando si è mosso un po' diverso. In modo diverso. Ha fatto un suono strano. Quindi dovrei smettere di ruotare quando fa uno strano effetto. Vediamo un po'. Non c'è l'effetto sul joypad. Ok, non c'è l'effetto di. Ok, questo l'abbiamo preso. Ah, due così? Ok, ecco qua, aperto, perfetto. Dico, non c'è il force feedback sul joypad, nonostante il joypad stesso sia dotato di quel sistema lì. Cosa è successo? Oh no. Aiuto. Salve Keu, sono felice che i tuoi istinti ti abbiano portato qui. Cosa dia? Cosa? Chi sei tu? Tu puoi chiamarmi Ptah per adesso. Ptah? Ok. Dove mi trovo? Ti trovi su un pianeta abbandonato. Ma questo tipo di domande non sono importanti. Eh? Non importanti? Non ho idea di dove sono. Kyu, tu devi stare calma. Tutte le domande saranno. Troveranno risposta a loro tempo. Allora, cosa, da dove vieni? Che cosa fai? Domande filosofiche a cui molte persone non hanno ancora trovato risposta. Devi aprire questo contenitore. Ok, sembra facile.
Luce abbagliante. Ok, un dadone. Wow, cos'è questa cosa? È veramente calda. Quello è un Aenox. È un antico artefatto. E cosa fa? L'Aenox è capace di atomizzare gli oggetti incrostati, no, ricoperti da Nemniar Blu. Mi sta pigliando per i fondelli, chiaramente, questi nomi. Ma le cose che si trovavano su questo pianeta? No, ma gli esseri che si trovavano su questo pianeta e che assomigliavano molto a te erano incapaci di attivarlo o attivarla. E come mai? Perché io sono diversa? Fai molte domande, giovane Kyu. Keu. Kyou. Tutto ciò che devi sapere adesso è che tu sei in grado di tenerlo in mano. A differenza degli scienziati maldisiani che lavoravano qui. Ma come? Come fa a saperlo? Vabbè. Perché dovrei fidarmi di te? Io sono l'unico altro essere qui. Devi fidarti della mia parola. Immagino di sì, ma non sei molto convincente. Ci incontreremo ancora, Q. Ricorda di seguire i tuoi istinti e che l'istinto sia con te. Splash! Ma boing! Ehi, aspetta! Cosa? Capitolo 1. Ah, visto? Origini. Ok, allora. Cosa c'è qui? Vediamo. Un computer. Cos'è il gioco dell'impiccato? Ok, forse avrei dovuto segnarmi come era scritto capitolo 1 per tradurre questo. Ah, mi piace questo gioco, già mi piace perché c'è un messaggio, un alfabeto alieno da decifrare. E vabbè, per il momento non credo di avere grandi possibilità. Ok, beh, qua. Non credo che... No. Vabbè. Beh, questo mi sembra molto utile. Sì, perfetto. Che questa no. Questo qua? No. Questo? Sì. Ma questo no. Ok, quindi non è che serva proprio sapere l'alfabeto. Ok, manca uno. Vedo che il tempo sta muovendosi in alto a destra, come mai? Nope. Qua non avevo preso nulla. Questa lettera sembra proprio quella adatta. Ottimo. Ok, andando un po' a caso. Non accendere le luci. Si è connesso direttamente. Interesting. Quindi non accendiamo le luci, però giriamo qua. Ok, non l'abbiamo beccato. Ok. Perfetto. Allora, non accendiamo le luci e prendiamoci questo qua. Zack. Stabilize X. Immagino siano robe per guarire. Ok. Chiudiamo. Voilà! Come mai? E se adesso accendo la luce, che succede? Cosa dia? Cos'è quella cosa? Meglio tagliare la corda. Direi di sì, si può spegnere la luce. Vabbè, andiamo via. Vediamo se posso chiudere la porta, giusto per... Ok. Vediamo se è cambiato il messaggio, giusto per farci due risate. No. Qua abbiamo già usato. Ok, e via. Accendiamo l'inventario, però. Medicine. Medicine, no. Pezzi. E dov'è lo stabilize?
Ah, eccolo qua. Ok, questa è una rarità alta. Questo invece è poco comune, ma comunque meglio usare. Eccolo qua, giusto per essere sicuri di non crepare subito. Nope, qua sono appena andato via. E quindi di qua. Questo cosa ha fatto? Boh, forse apriva la porta? Non so. Qua serve del peso. Ok. Questo oggetto, questa scatola sembra troppo pesante da sollevare, ma col mio cubo magico. No. Ok, così. Ah, no, con questo tasto. Ok, l'ho disintegrata, adesso dovrei essere in grado di farla ricomparire qua sopra. Quindi se tengo premuto il tasto di sinistra, posso ricreare l'oggetto e piazzarlo qua. Boing, ecco qua. Sì. E ho attivato la porta che c'era in basso. Ho il doppio salto? Non ho il doppio salto. Là sopra c'è qualcosa sicuramente. Non c'è nulla. Perfetto. Questo non è niente. Qua. Nascosto. Delle viti. Vabbè. I'm screwed. Scusate. Ok. Qualcosa c'è. Take all. Non ho preso nulla. Take all. Ecco così. Uppa, perfetto. Ok, gli stabilizzanti riparano i danni, come abbiamo scoperto poc'anzi. Al momento però non li voglio. Ok, giù, su. Ok, vediamo un po'. Aia, uiuiuiui. No. Malissimo. Niente, ho bisogno di prendere un po' di medicina. Via di stabilizzante, eccolo qua. Quindi, ok, devo star qui finché non si apre la porta e poi sbrigarmi ad andare. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. E con questo la porta è aperta. Bene. Accendiamo la luce? Beh, sì. Accendiamo anche un'altra luce. Come mai? Cosa cambia? Non si sa. Andiamo prima di qua. Ok, scendiamo. E qui abbiamo Giarlo. A volte le cose proprio non funzionano. Ti voglio ancora bene, ma come amici. Bene, e devi proprio appendere al muro. Ok, due stabilizzanti tornano utili. Perfetto, quindi andiamo via da qua. Uno stabilizzante lo vado a usare immediatamente. Zoink, perfetto. Torniamo qua e con un po' di tempismo dovremmo essere in grado di non farci male. Boing. Ok, piano piano piano. Un'altra porta chiusa. Che apriamo con perizia. Ok. Ecco. Olè. Perfetto. Oh, bauxite e un blocco di RAM che vale tantissimo visto i prezzi attuali. Allora, c'è anche un peso, non so se ci sia un peso massimo trasportabile, non l'ho visto sinceramente. Perché comunque anche se non ho, vediamo se schiacciando S cosa succede, nulla. Non ho una schermata personaggio, quindi non saprei. Questa si apre senza problemi. Non c'è una mappa per ora. Questa si apre e conduce a una luce. Ok, ma prima esploriamo bene tutto. Qua dovrebbe esserci forse qualcos'altro. No, niente. Segreti? Nulla. Vabbè. Allora usciamo, chiudendo la porta. Abbagliati, perfetto. Un cappio. Ah no, è una luce. Ok. Ah! Sembra tutto così precario. Eh sì, in equilibrio precario.
primo entro fine solo. Non so. Allora, segniamoci questo indizio. Allora, primo o first. Within and alone. Ah, pensavo servisse per aprire questo, ma invece no. Comunque ce lo siamo segnati. Ok. Boh. Prendi tutto. Perfetto. E via. Ah ah, roba blu. Niente, pensavo di poter usare il mio box Axonio. Non mi ricordo come si chiama. Ok. Ai ai ai. Ulla, che abilità. Ok, perfetto. Qua non si può salire. Oh no. Ok, c'è quella flacca pressione. Ok, si apre tutto e via. Dentro. Ulla. Filo di rame. Processore e ematite. Take all. Vediamo se posso prendere tutto. Sì, ancora posso prendere tutto. Ok. Qua recuperiamo l'oggetto. Che non vedo da nessuna parte, però vediamo se ce l'ho. Ah, ecco l'inventario. Adesso è mezzo blu. Quindi quello è il peso massimo che possiamo trasportare. Siamo già a metà. Oh, corco! Questo non posso spostarlo. No, 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 no. Non voglio, non volevo. Ok. Ah. Se non sbaglio, il fatto che la barra della salute lampeggi significa che ha un oggetto immagazzinato. Alcune piattaforme sono facili da usare come trampolino per scendere. Come si fa? Ok, ah, quindi così, vabbè. Non è la propria traduzione correttissima, ma vabbè. Ok, allora, questo qua. Bene. Ok, abbiamo aperto questa via. Ma allora lì su come ci arrivo io? Qua non posso salire. No. Quello decisamente non mi aiuta. Vabbè, non mi pare ci sia nulla lassù, però. Vabbè, meglio così. Via. Keu. Ah? Che succede qua? Specie di checkpoint. Ok, qua dietro c'è una cosa, vediamo come si può fare. Oh, forse bisogna appendere qualcosa. Non saprei, però per il momento non posso. Qua cosa succede? Mi fermo. Oh, che dia, da dove salta fuori? Sembra molto lontana, ma credo di vedere delle persone uscire. Strano. Mi affascinano sempre questi livelli di parallasse che mi ricordano l'era dell'Amiga. Bello questo effetto vento. Beh, comunque il gioco è sicuramente piacevole, devo dire. E si lascia giocare anche facilmente. Però là dovrei andare, però prima esploriamo un attimo qua sotto, se possibile. Ok. L'accesso è autorizzato solo a chi possiedono le unità E.O. Io non so cosa siano le unità E.O., per cui non posso entrare. Di qua cosa c'è? Nulla di interessante, se non un'altra schermata, però prima volevo vedere se riesco a esplorare anche qua sopra. Olè, sì. E vediamo un po'. Baff, devo anche fare a meno. Benissimo. Comunque, per essere solo un Kickstarter, devo dire che è già ben confezionato.
un po' che migliorare a questo punto. Anche se la storia inizia col solito cliché del protagonista smemorato. Vabbè, automatico. Un ascensore, suppongo. 163. Segniamoci anche questo indizio. E vediamo. Ok, pare ci sia bisogno di una sequenza specifica che noi sappiamo essere. Ops. 1. Uno. Hola. Olala. Olè, come cavolo? Oh, hai capito. Allora, questo dovrebbe essere 1. Quello 6 e questo 3. Ah, 1. Allora, 1, 6, 3. Tada! Ottimo! Quindi attiviamo questa cosa, quelli lì vogliono uscire, io cercherò di chiudere anche questo porticino. No! Ok, prendiamo l'ascensore. Perfetto, con un'arma finalmente. È l'unica cosa che funziona. Bene, a sapersi. Intanto, oh, ehi, questa sembra utile. Questa sciazza. Non molto tecnologica, ma sicuramente dolorante. Tela rod. Wow, tipo He-Man. Oshira. In questo caso prendiamo tutto, sì, perfect. Poi là, non volevo. Salta, sì. Crash. Ah no, peccato. Sì, vasi, 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 sì. Non vedevo l'ora. Ok, forse potevo anche attaccare quei nemici là, ma no. Mi troverà mai nessuno? No, troppo tardi. Il nostro tempo è quasi giunto al termine per questa mezz'ora, però mi pare che possiamo anche essere soddisfatti del fatto di aver trovato l'arma con cui difenderci dai cattivoni e aver recuperato anche un altro checkpoint. Vediamo qua, ehi là, c'è un sacchetto pieno di roba. Prendi tutto subito. Vediamo com'è il mio inventario, quasi colmo. Ho due robe, non so cosa siano quelle, quel numero in basso a sinistra, mi immagino i soldi però, perché li ho presi spaccando i vasi, se non erro. Ok, benissimo, bella fotoricordo, click, ottimo. Ehi hey you, ehi hey tu, madre di Nea, corri veloce! Ho lasciato cadere il mio caffeine pop, cercando di seguirti. Ti conosco? No! Incontrami da Boldemo! È di qua! Ehi, dove stai andando? Che succede? Pensavo che Tami avesse detto che eravamo gli unici, o che ero l'unica su questo pianeta. Ma che cavolo è il Boldemo? E se vado di qua? Oh. Ok. Va bene. Allora, la nostra mezz'ora è scaduta, per cui c'è questo mistero del Voldemort, di questa creatura con la pelle bluastra che ci ha invitati a raggiungerla al Voldemort. Abbiamo l'arma per difenderci contro non sappiamo ancora bene chi, a parte quei mostri rossi che però sembrano più come funghi infestanti, più che creature senzienti, per il momento, ovviamente. Poi ci sono questi strani simboli, questo tema del 7. Ok. Questo è. Com'è che si chiama questo gioco? Non mi ricordo più. Nikra. Ecco, grazie. Nikra, che sta affrontando la sua campagna Kickstarter al momento in cui stiamo girando questo video. Video che se vi è piaciuto gradirebbe ricevere un like,
un commento e perché no anche un'iscrizione al canale di All Games Italia. Produciamo video settimanalmente, per il momento, e quindi da All Games Italia, da Ogio il Veggio, sì, buonanotte, Ogio il Veglio, che sarei io, e da tutta la compagnia vi diamo il nostro più cordiale bye bye, al prossimo video.